è il tuo luogo speciale dove vivere le emozioni. Proteggile dalle zanzare con Frizzanze. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. 14ª edizione del Galà La Perla del Tirreno. Davvero un'emozione essere qua perché rappresenta anche per tutti noi un grosso passo verso una ripartenza e verso un ritorno alla normalità. Nella pittoresca cornice del Castello Pasquini a Castiglioncello, 14ª edizione del Galà Perla del Tirreno. Una serata di svago, divertimento e non solo, con show di musica, moda e cultura. Il Galà è l'opportunità di festeggiare personaggi famosi e volti nuovi dello spettacolo. Di moda Positano che vi aspetta nei suoi due punti vendita in Viale della Repubblica a Cecinamare e in Via della Stazione a San Vincenzo. Ringraziamo Paolo Turco di moda Positano. Le nostre ragazze hanno tutte le splendide creazioni di Stefano Giusti, parrucchiere, che vi aspetta in Via Gramsci 111 a Rosignano Marittimo. Grazie a Stefano Giusti. Le vedete con indosso gli splendidi e preziosi occhiali che potrete trovare da Ottica Azzaro in via Aurelia 469 a Rosignano Solvay e corso Matteotti 68 a Cascina. Sono con il sindaco di Rosignano Marittimo, il signor Daniele Donati. Signor sindaco, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Sindaco, il Galà Perla del Tirreno rappresenta ormai un appuntamento fisso nell'ambito del panorama degli eventi estivi del vostro territorio. Sì, effettivamente è un appuntamento ormai che dà inizio, se vogliamo, all'estate. È un appuntamento che è atteso dal territorio, insomma. Credo che sia un'occasione ulteriore per poter dare anche un benvenuto ai nostri ospiti e intrattenerli in una serata piacevole all'ombra di questo castello. Ecco, diciamo una nuova ripartenza per un'estate nuova. E ce l'auguriamo, ovviamente ancora manteniamo un pochino di attenzione, però ecco, ci auguriamo che si possa ripartire tranquillamente con la necessaria serenità e soprattutto augurandoci che sia davvero, come dire, una ripartenza che non abbia poi stop a fine stagione, ma insomma siamo fiduciosi anche perché c'è una campagna di vaccinazione in corso che ci dovrebbe aiutare. Grazie mille. A voi. Te voglio ben, sai, ma tanto tanto bene sai. Sono con Iskra, lei è la famosa vocalist di Lucio Dalla. Innanzitutto voglio farti i complimenti per il look stupendo. Grazie, grazie. Sono un po' particolare, un po' strana, ma sono sempre stata un po' così. Veramente favoloso, stupendissima. Ascolta Iskra, tu hai collaborato tantissimi anni con Lucio Dalla. Ci sono dei momenti belli in particolare che ricordi? Guarda, io ho conosciuto Lucio Dalla che venivo dal rock, quindi un altro pianeta. E l'ho conosciuto in una chiesetta dove lui stava venendo per accontentare i ragazzi. E quando mi ha visto ha cominciato a dire, ma io sto cercando, e mi continuava a guardare. Non stava cercando una corista, no? E mi disse, mi dai il tuo telefono e poi facciamo un provino. E ho detto, ma chi è questo qua? Cioè, no, venendo da un mondo diverso, di Purple Rage, entra già in un mondo diverso. E niente, c'era Currero che mi ha detto, Iskra, dagli il numero di telefono, fidati, non è solo quello che tu vedi, così. Dacci il mio numero. E mi ha fatto un provino
E mi ha detto: tu sei dei nostri. E quindi io ho detto: ma, cioè, gli ho detto: ma tu sai chi sono? E lui ha detto: non so chi sei, ma imparerò col tempo. E quindi ho scoperto, adesso fra altre cose mi commuovo, un genio, una cosa mai vista neanche. Io ho cominciato a lavorare con lui che ho 40 anni, quindi ho detto: questo è matto, prende una quarantenne. E ho conosciuto veramente che cosa voleva dire l'arte, la logica di un qualcosa, di non aver vergogna se sei più bella, meno bella, tutte queste cose. E dire le bugie quando non fai del male a nessuno. Insomma, lui mi ha insegnato tutte queste cose. Poi ha cominciato a farmi cantare, perché comunque io non ero una vocalist, poi chiaramente, no, vivendo con lui, e mi ha fatto cantare in tutto il mondo, cioè veramente. Poi ho fatto la tournée dalla Morandi e io dicevo: ma io non troverò mai più una cosa così, quindi mi sono aggrappata a lui. Quindi tantissimi anni appunto di collaborazione, e oggi fai proprio un tributo anche a lui. Sì, con sempre molta umiltà, canto Caruso, ma diciamo così, più un ricordo suo in un mondo femminile, no? Poi c'è, cioè, Attenti al Lupo, naturalmente, che cercherò di far alzare tutti perché c'è la voce di Lucio. Attenti al Lupo, insomma, indimenticabile, è indimenticabile. Grazie mille, Iskra. Grazie a voi, grazie davvero di cuore. Ciao Lucio! Grazie mille, grazie. Una parte del ricavato della serata del gala sarà devoluta all'associazione Giacomo Oluns. E io sono con il presidente Giovanni Cruschelli. Buonasera presidente. Buonasera. E di che cosa si occupa la Onlus Giacomo Oluns? L'associazione Giacomo Oluns si occupa di finanziare la ricerca in campo oncoematologico. In modo particolare siamo partiti, iniziata la ricerca sui marcatori genetici di chemioresistenza per i linfomi. Questo perché Giacomo, che porta il nome, diciamo, ha dato il nome all'associazione, ha avuto un incontro con la malattia, appunto un linfoma, che purtroppo non gli ha dato scampo. Però ha lasciato un'eredità perché ha chiesto durante una visita con i medici qual era il motivo per cui doveva cambiare ogni volta la sua terapia. E questo il medico ha risposto: perché il tuo corpo ha fatto resistenza alle medicine che gli sono state date. Ma non è possibile sapere prima quello che fa bene e quello che fa male. E il medico, allargando le braccia, disse: sarebbe bello, ma nessuno l'ha mai studiato. E in quel momento è stato messo il primo semino della Ollus. Questa sua richiesta, questa sua domanda è diventata una realtà, e dopo 15 anni di ricerca questa realtà è diventata una cosa attuale, vera, perché i marcatori genetici sono stati scoperti e quindi oggi le persone chemioresistenti hanno la possibilità di essere curati con terapie geniche appositamente nate da questo tipo di ricerca, con l'aiuto anche di questa ricerca, e quindi siamo orgogliosi del lavoro fatto dai nostri ricercatori. Ecco, grazie mille presidente, queste serate appunto servono veramente tanto anche per aiutare queste associazioni. Grazie. Grazie a te. E perché piangi? E perché non mangi? Dimmi perché, volevo dire, poi me ne sono dimenticato, bravi, aiutatemi. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene. Aleandro Baldi, grande artista con grandi successo da Non amarmi a tanti altri, questa sera al Galà. Aleandro, buonasera. Buonasera. Allora, come vive questa serata? Ma una serata bella, una serata, diciamo, fra amici, che siamo tutte persone che ci siamo visti con qualcuno per la prima volta, con qualcun altro qualche altra volta, ma c'è un clima veramente
cordiale, piacevole, anche grazie a questi ragazzi dell'organizzazione. Ecco, un bellissimo clima anche per la ripartenza. Sì, 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 per la ripartenza è una bella, diciamo che non si poteva ripartire meglio che così, ecco. Okay, grazie mille. Grazie a voi. Un treno, occhi stanchi, ma non cuori sereno. Dopo tanti mesi di lavoro mi riposerò. Sono con Maurizio Vandelli, detto il principe. Buonasera Maurizio. Ciao, come stai? Benissimo, io sto benissimo, tu? Non c'è mal. Allora, ascolta Maurizio, nel passato di tempo da quando cantavi Io ho in mente te, bellissima anche con l'arrangiamento di Diego Calvetti. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Siamo rovinati. Arrangiamento di Calvetti in questo album che ho fatto insieme a Shell dei Rocks. Però l'arrangiamento originariamente era mio, insomma. Lui l'ha copiato bene. Ascolta Maurizio, le tue canzoni sono sentite e ascoltate ancora oggi anche da chi non era nato in quegli anni. Sì, cantamene una. Io ho in mente te. Canta, canta. Non cantare, no, non me la ricordo, non sono buona a cantare. Va bene. Ti direi di intonarla un pochettino te, ma non si può, la devi fare sul palco. Che io devo essere sul palco, uno strumento in mano. Mo mi metto a cantare. Ti sentiamo dopo. Mi metto a cantare a cappella, che brutta parola, cappella. Ti sentiamo sicuramente dopo con piacere. Ecco, vedi? Grazie mille Maurizio. È stato un piacere. Piacere mio. C'è un bello al naso però, eh. Ah sì, ok. Lo sapevi? Lo sapevo. Ok. Grazie. Eccolo, il boss dei capelli, via Stefano, buonasera, ti intervistiamo solo perché sei il parrucchiere del Moretti, innanzitutto. Sì, 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 è lui, è lui. Giustamente lui poi dopo questa intervista non paga più da te, lo sai, eh? Ecco, appunto. Ah, grazie. Grazie. Stefano, come procede insomma il backstage qui con le teste delle ragazze? Bene, bene. Le modelle sono già belle di suo, quindi basta poco per lavorarci sopra e far renderle ancora meglio di quelle che sono. Sì, sì. Buon lavoro. Allora. Grazie, grazie.